dipende, appunto, ecco, dipende evidentemente da quando si è analizzato, come si è analizzato, eccetera. Perché qui mi risulta dal certificato che mi hanno dato loro che i colibatteri sono in quantità elevatissima, capito? E quindi, diciamo, l'analizzatore è continuo. Allora, scusa, dimmi. No, ma allora a questo punto qua, quello che diceva il professor Diana e quello che diceva lì, lei diceva, dice, se è maleodorante, dice, anche le medicine sono maleodoranti, è vero o no? Però se questa, come no? Sì, sì. E come no? È una battuta. È una battuta, sì, ma la battuta voglio dire, dicendo che le maleodorazioni, ecco, le medicine che sono maleodoranti, se ne pigliamo una quantità in eccesso, è ovvio che ci fa male. Ma voi vi immaginate quant'era maleodorante l'acqua questa estate? E quindi lo sappiamo tutti quanti. E questa maleodorazione è ovvio che fa male, come le medicine, come stava dicendo il professor Pais. Quindi, quello che stava dicendo il dottor Diana, il professor Diana invece, dice bisogna monitorare. Professor Diana, monitorare che cosa? Non possiamo star lì a monitorare, lei l'ha detto che non possiamo farlo noi, ma noi diciamo che ci vogliono i bacini di decantazione. L'acqua va decantata e le analisi vanno prese dai bacini, non dalla pompa in cui sta uscendo il depuratore. Abbiamo capito che o no questa cosa qua? E tutti che stanno mirando continuamente di questo, di quello e di quell'altro. I bacini di decantazione ci devono essere, non queste analisi per forza di cose. Per forza di cose gli analisi sono uno diverso dall'altro, perché sono stati presi in momenti diversi dall'altro. E quindi l'acqua in un minuto prima era diversa da quel minuto dopo. E non può essere uguale, non può essere uguale. Mentre se è pompata un bacino e poi trasferita a un altro bacino, perché uno non basta. In un bacino, in un bacino serve per decantare. E poi trasferita all'altro bacino per pigliare le analisi, per mandarla da noi. Perché non è possibile che un agricoltore, per lavarsi le mani, per lavarsi le mani, si deve portare il bidone da casa nel periodo della vendemmia, neanche in altri periodi, come stava dicendo il professor Farris. Che le goccioline quando è a pioggia non solo ci vengono in testa, ma poi ti mangi anche la lattuga e ti mangi anche il prezzemolo la casa tua. Avete capito? E non c'è voi professore, dovete essere schiango di quelle cose. Facciamo assaggiare. Ecco, chi ne ha piacere c'è. C'è la Malvasia e luglio, c'è l'altro più liquido. Agosto. Luglio e agosto. Perciò chi ha. Scusa un minuto, l'onorevole Mannoni, che è quello che ha fatto la delibera per mettere le acque reflue in agricoltura, mi diceva 3 mesi fa in un convegno, io ho applicato la legge perché a livello nazionale si può anche bene, Alghero è un caso anomalo, allora noi tutti assieme cerchiamo di scoprire questo caso anomalo, perché non potrebbe essere grande pericolo, però cerchiamo di prevenire per il futuro.